Hare Krishna a tutti, benvenuti, benvenute. Allora, il tema di oggi è il titolo della lezione, del momento di condivisione di oggi è il risveglio della verità e il mistero del male. Abbastanza impegnativo, no? Come titolo. Potevo chiamarlo anche il risveglio del male e il mistero della verità. E alla fine saremo arrivati un po' alla stessa conclusione. Quindi sono due gli argomenti che tratterò, cioè che vorrei condividere con voi. Sono la verità e poi il male, che è un argomento su cui poche volte si indaga, vedo, però è un argomento che invece dobbiamo affrontare praticamente ogni giorno. E in questo periodo, insomma, lo stiamo vedendo anche sempre un po' di più, almeno nelle persone adulte. Pilato, quando ha davanti Gesù, nel momento prima della Pasqua, quando la prima volta che si incontrano, Gesù a un certo punto Pilato chiede: chi sei? È vero che tu sei re dei Giudei? Lo sappiamo tutti, no, questa frase. E di solito in Matteo, Marco e Luca viene detto, lui risponde, e tu l'hai detto, no, tu l'hai detto, e poi si chiude il dialogo si chiude lì. E invece da Giovanni troviamo un approfondimento, una continuazione di questo dialogo, almeno per un'altra frase. Gesù risponde: io sono qui, sono venuto per testimoniare della verità. E Pilato risponde: che cos'è la verità? Però non aspetta la risposta. C'è la sua domanda che però rimane nel vuoto, rimane un po' sospesa. E viene scritto che, facendo questa domanda, subito dopo si rivolge alla folla e chiede se volevano, visto che era il giorno di Pasqua, c'era questa tradizione di liberare qualcuno, insomma, se volevano, sono cose che tutti conosciamo, se volevano liberare Gesù, e lui aveva appena detto: non trovo nessun male in questa persona, se volevano liberare Gesù oppure liberare Barabba, che era stato invece condannato. E quindi in qualche modo la verità l'ha presa da lì, l'ha colta da lì, si è rivolto alle massa, e la massa ha risposto a gran voce: Barabba. E da là inizia quel momento in cui la verità si capovolge, dove il giusto viene condannato a morte e l'ingiusto invece viene salvato. Cioè colui che era stato condannato in precedenza invece viene salvato. Il punto è che sulla verità noi tutti ci domandiamo che cosa sia. In particolare le scritture, ma tutti, secondo me, insomma, tutti i testi di crescita personale, un po' di valenza, ma che hanno una chiave spirituale, ci pongono questa domanda, ma noi anche nella nostra vita più volte, che sono tre domande che avvengono nel nostro percorso di crescita. Sono: chi sono, che cos'è questo mondo, quindi prima ancora di chiederci chiedi io, che insomma, ok, ma è che cos'è questo mondo, che l'unica cosa che io riesco a vedere è che è questo mondo, e che relazione c'è tra di noi, cioè che relazione io ho con questo mondo, ossia che cosa devo fare qui? Cioè chi sono, quindi da dove vengo, che cos'è quello che sto vedendo e qual è il mio obiettivo? Cioè perché sono qui? E da qui si ripartono nella storia innumerevoli teorie e punti di vista. Tutti partono da una facoltà che noi abbiamo, che si chiama, che è yukti, che è la logica, proprio la logica, il pensiero non razionale, ma logico, cioè quindi non preordinato, ma la nostra logica, che è una facoltà che tra l'altro ha l'anima, cioè una facoltà che nella sua purezza, la yukti pura, è una facoltà dell'anima, ma nel mondo ritroviamo in forma distorta, almeno questo è quello che ci dicono le acciaria. Però
quella è la facoltà che noi usiamo per capire chi siamo, che cos'è quello che ci circonda, ciò che ci circonda, e cosa devo fare, qual è il mio rapporto con questo mondo, qual è il rapporto con questo mondo, con tutto quello che io riesco a vedere. Ovviamente qui non è semplicemente questa stanza, è il mondo con tutta l'articolazione e la dualità e anche la malvagità che io vedo, con tutto ciò che io vedo, perché ovviamente da bambini vediamo delle cose, ma man mano che cresciamo, come dire, le nostre esperienze si accumulano e quindi anche il nostro mondo si complica in qualche modo. Se prima avevamo una risposta da bambini a che cos'era il mondo, dopo man mano che le prime delusioni, i primi tradimenti, i primi amori anche, le prime realizzazioni interiori, man mano aumentano anche la nostra idea di mondo. La nostra idea di mondo e anche il nostro rapporto diventa più complesso, più anche in qualche modo più dinamico. Come dicevamo, la storia possiamo prenderla, possiamo un po' stringerla nella risposta che ha dato a queste tre domande. E ci sono due modi in cui Yukti, questa logica, si compromette. Adesso usiamo questo termine, ma per il momento, insomma, diamolo temporaneamente. Si compromette con quella che noi definiamo jnana, la conoscenza, e si compromette con quello che noi chiamiamo karma, l'azione. Ma karma non è solo azione nel senso di faccio un buon karma, faccio un cattivo karma, ma karma è proprio l'agire, cioè lo stare, il muoversi nel mondo, non solo il concepire il mondo in qualche modo, ma proprio il muoversi all'interno del mondo, quello è il karma. E ci sono moltissime risposte. Volevo fare così una piccola carrellata perché ritengo che, almeno io quando leggo, al di là delle mie scelte più interiori, ma ci sono degli aspetti che io ho, come dire, abbracciato da una parte all'altra, oppure ci sono dei momenti in cui, come dire, vedo il mondo in un modo, poi in un altro momento lo vedo in un altro, e nel momento in cui sono più centrato, più radicato, più entusiasta, lo vedo in un modo e poi magari arriva una notizia, una difficoltà, non solo a me, ecco, una difficoltà che vedo e magari così vedo che incomincio a ragionare sul mondo in un modo diverso. Questo è quello che succede a me. Da una parte c'è il primo processo, è quello di Yukti, logica più jnana, logica più conoscenza. E il primo elemento è che lo spirito è completamente separato dalla materia, cioè jnana cerca di distinguere lo spirito dalla materia e utilizza la conoscenza, utilizza la logica. Arriva anche a dire, poi gli daremo anche dei nomi a questo arriva a dire, che la materia è l'origine di ogni cosa. E oppure arriva anche a dire che tutto è una trasformazione dello spirito, tutta la trasformazione che viene definito Brahma. E poi arriva la karma, arriva anche la parte in cui noi agiamo nel mondo, arriva quella parte non solo speculativa ma anche di azione all'interno del mondo. E la prima idea che ci può venire in mente così guardando questo mondo è che questo sia l'unico mondo che ci sia. Questa è la prima cosa che ci viene in mente. Da qua si aprono delle vari momenti, insomma, filosofici che possiamo rivedere sia in tradizioni ma anche in speculazioni filosofiche, greche, romane. Arriva il materialismo. Il materialismo dice che non c'è Dio, perché sostiene che la coscienza emerge dalla materia. In effetti è qualcosa che è difficile da sostenere logicamente, perché non c'è una prova che questo succeda, però non c'è neanche, se non per, attraverso la fede, non c'è neanche una prova che Dio ci sia, per una logica stretta. Questa visione, sto facendo un giro largo, ma vedrete che a un certo punto ritroveremo un punto, e questa visione porta a delle conseguenze a livello proprio di azione, di agire nel mondo. Uno è l'appagamento, cioè penso questo sia l'unico mondo che c'è, ritengo che la mia coscienza
si sviluppa dalla materia, quindi insomma come si è sviluppata ritorna la materia, no? Una volta finita, si è sviluppata la materia, quindi qualcosa insomma che comunque è temporaneo. Penso quindi che l'obiettivo di questo mondo sia la felicità, l'appagamento, che può avere anche risvolti, due tipi di risvolti in sintesi. Uno che è l'appagamento, io lo vivo come un appagamento per me stesso, quindi penso questo mondo deve essere, ce lo devo spremere insomma in qualche modo il più possibile, perché ho poco tempo, è tutto qui, è tutto quello che vedo, è tutto qui, non c'è altro. Oppure un appagamento per gli altri, nel senso mi spendo per servire gli altri in qualche modo, anche se un'analisi più stringente, logica più stringente, questo è un passaggio abbastanza temporaneo, perché io servo gli altri se veramente penso che non ci sia null'altro oltre a quello che vedo, alla fine rischio di servire gli altri, ma poi per servire me alla fine torno comunque a me. Questo è una via, l'appagamento. Un'altra via è la cessazione dell'esistenza, cioè visto che questo mondo è quello che è, che insomma non è proprio perfetto, cioè non è libero da problemi, o libero dall'ansia, o libero dalla difficoltà, o libero dalla sofferenza. Da una parte penso che il mondo possa comunque darmi della felicità, e dall'altra penso che questo mondo non mi possa dare una felicità. E quindi l'obiettivo è cessare l'esistenza in questo mondo. E da qua si aprono svariate anche teorie della liberazione, perché proprio il nirvana, cioè la ricerca del nirvana del buddismo, del jainismo, ricerca proprio questo, cioè una volta affermato che il mondo è la causa della sofferenza, ovviamente la risposta logica a questa affermazione è cerco di uscire da questo mondo. Il punto è che, e da qua si apre anche l'idealismo, abbiamo visto materialismo. L'idealismo che pensa che, ritiene che tutto sia una costruzione della mia mente, quindi il mondo che io vedo non è nient'altro che quello che sta pensando in questo momento la mia mente. Come se fossi un computer con un algoritmo abbastanza complesso che proietta su uno schermo quello che sta succedendo all'interno di se stesso. E quindi non ci sia nulla di veramente concreto. Il punto è che la logica ci può aiutare a capire questo mondo, cioè ci può un po' aiutare, perché in mezzo a queste definizioni che ho detto anche in modo molto brutale, nel senso che si potrebbe fare almeno una lezione su ognuna, almeno nel senso potremmo sviscerarle un po' di più, l'abbiamo detto un po' velocemente, però all'interno di queste concezioni c'è sempre una goccia di verità, perché la yukti, questa logica che noi abbiamo innata, che è spirituale come dicevo, poi si macchia ma è spirituale, cerca, cioè afferra dei pezzi di verità, quindi ci può aiutare ad arrivare a qualcosa, ma non ci può mai aiutare a comprenderla veramente. Ad esempio, cos'è che ci può aiutare? Ci può a un certo punto aiutare ad accettare l'idea di Dio, cioè a capire, vedere che in questo mondo c'è comunque un disegno, no, non occorre che io legga una scrittura per vedere, c'è un disegno. Non mi convince l'idea che dalla materia emerga la coscienza, non mi convince, e quindi penso no, da una coscienza emerge un'altra coscienza, cioè dallo spirito emerge altro spirito, quindi mi può aiutare ad arrivare ad accettare l'idea di Dio, ma certamente è un'idea abbastanza nebulosa di Dio, cioè non riesco a capire, non sono sicuro che Dio veramente sia ad esempio una persona, che sia unico, quindi a volte questo tipo di passaggio, che è un passaggio importante comunque, e mi crea un'idea di Dio che è un'idea di Dio di supporto al mio progresso interiore, cioè Dio è uno strumento che io a un certo punto supererò, cioè uno strumento che mi avvicina alla conoscenza spirituale, ma non è lo strumento
lo strumento ultimo. Posso pensare che Dio abbia creato il mondo, che sia Lui che ha creato il mondo, non la materia, quello che dicevamo prima, però posso comunque continuare a ritenere che questo mondo sia fatto per il mio pagamento. Posso anche adorare il Signore, posso arrivare anche a questo, però magari lo posso adorare per avere una buona vita, perché io ritengo che questo mondo sia qui per essere appagato, per appagarmi. E quindi ritengo che questa concezione di Dio che ho, a un certo punto mi serve, ma mi serve per un po', come l'idea, no, che si ha del maestro spirituale, no, nella visione impersonalista, no, che il maestro spirituale è un trampolino di lancio che a un certo punto deve essere superato. Posso anche pensare che ci sia uno spirito, ma che alla fine sia tutto Brahman, cioè sia uno spirito onnipervadente. Ma è difficile pensare attraverso una logica mondana, una logica materiale, è difficile pensare che Dio abbia una forma, abbia delle qualità, abbia anche dei sentimenti. È difficile anche capire alla fine chi sono ancora io e che cos'è ancora questo mondo, se non ho una certezza. A un certo punto posso pensare, come ci sono alcune teorie, le teorie impersonaliste, posso pensare che il Brahman abbia a un certo punto pensato di essere individuale, un'anima individuale, e che l'anima individuale a un certo punto abbia pensato che ci sia un mondo esterno a lui, a lei, ma che alla fine, quando raggiungerò l'illuminazione, questo è proprio da scrittura, quando arriverò all'illuminazione io mi riassorberò in questo Brahman, è come se fosse la goccia, no, l'analogia che di solito si usa in questi contesti è la goccia e il mare, no, che la goccia a un certo punto pensa di essere goccia e di non capisce che è all'interno di un mare, ma nel momento in cui capisce che è mare, la goccia si perde nel mare, non rimane nulla di lei. Il punto è che, e vi sto questo primi quarto d'ora, volevo in questo primo quarto d'ora volevo un po' lanciarvi un po' di idee, lanciarvi un po' di ami, perché in effetti la ricerca della verità con questo metodo si tramuta in una ricerca labirintica, dove anch'io dicendola mi perdo e non so più qual è la vera verità. Non so se adesso mentre io parlavo dicevo sì, può essere, ma dov'è la vera verità e dov'è qualcosa di costruito, dov'è qualcosa, quello che io vorrei fosse la verità, oppure temo che sia la verità, dove ci sono i miei desideri e le mie paure che determinano ciò che io penso essere la verità, ma il punto è che la verità è una, cioè le risposte, se io uso la yukti in modo improprio, le verità sono molte. C'è anche questa idea finale, che la verità è relativa. E che quindi non ho nessun modo per conoscerla e mai avrò un modo per conoscere la verità assoluta. Cioè perché non c'è? Perché la verità è relativa, è una verità che continua a cambiare, è una verità che io penso una cosa e tu pensi un'altra, no? La tua verità è un'altra verità, è quello che tu senti. Oppure che comunque il mondo è così complesso che alla fine, come possiamo essere così orgogliosi o così pieni di arroganza da pensare, no, che riusciamo a comprendere questa verità? Ha un fondamento, no? Nel senso, sembra che abbia un fondamento. Sembra che sia anche abbastanza umile come approccio. Però non è così. Questo porta porta allo scetticismo che noi conosciamo nel nostro pensiero occidentale dal 1700, 1800, proprio 1900, porta allo scetticismo, quindi alla filosofia del dubbio, dove un sintomo di intelligenza può mettere in dubbio la verità. Però questo vediamo che non porta alla felicità, che in effetti la felicità, la prima condizione, avevamo detto che l'anima, una sua facoltà è la logica, no? Ma un'altra sua facoltà è la felicità. C'è un altro aspetto della sua natura è la felicità. L'anima è felice.
E quindi lei cerca la felicità ovunque si trovi, ovunque, anche nel posto più impensabile, come nel mondo. Anche qui, cerca instancabilmente, contro ogni apparente razionalità, cerca comunque la felicità. E dicevamo che appunto, quando io riesco ad usare, e adesso vedremo come potremo usarla, quando riesco a usare invece la yukti, questa logica in modo puro, scopro che la verità è una, che appunto noi, io chi sono? Io sono un'anima, le scritture, i santi dicono che sono un'anima colma di beatitudine, cioè sono un'anima beata, sono un'anima che ha già la conoscenza, quindi non devo ricercare la conoscenza, ce l'ho già, io ho già la conoscenza spirituale, ce l'ho già, non è qualcosa a cui non posso ad arrivare, è qualcosa che è alla mia portata, diciamo, almeno teoricamente, è alla mia portata. Sono illuminata, ho dei sensi spirituali, almeno dicono così, e soprattutto sono libera, sono libera. E questo è un elemento importante per capire in che situazione ci stiamo trovando e anche il modo in cui potremo uscirne. Che cos'è il mondo? Innanzitutto le scritture ci dicono che il mondo è stato formato, è stato proprio creato in modo tale che l'anima possa farne uso. E per poterne fare uso vengono dati all'anima dei sensi materiali, cioè lei ha dei sensi spirituali, ma vengono dati all'anima dei sensi materiali, in modo tale che lei possa proprio usare concretamente questo mondo. Ma un altro punto è che perché noi siamo qua? Cioè perché è successa questa? Perché noi siamo l'anima, siamo beati, però sembra che questo mondo non ci porti a questa conoscenza spirituale, la beatitudine, la felicità che abbiamo detto, la libertà anche che abbiamo detto. Perché la condizione in cui siamo viene definita Bhagavat Bahir Mukha, cioè viene definita come allontanamento da Dio. Noi in qualche modo a un certo punto abbiamo scelto di allontanarci da Dio. Ma perché? La risposta è quella più così, più filosofica, quindi più anche meno... meno calata nella nostra realtà, è che all'interno delle energie noi siamo un'energia del Signore e abbiamo questa particolarità di essere un'energia di mezzo, come un mondo di mezzo, siamo un'energia di mezzo e possiamo volgerci all'energia spirituale che è il Signore, dove noi abbiamo dei sensi spirituali, abbiamo la beatitudine, abbiamo la felicità eccetera. Ma possiamo volgerci anche all'energia materiale, dove abbiamo dei sensi materiali, dove ricerchiamo la felicità, dove ricerchiamo la beatitudine, ricerchiamo anche la conoscenza e ricerchiamo anche la libertà. Però gli scenari sono completamente diversi. Ci dice che più rimaniamo, cioè la misura in cui noi siamo nel mondo è la misura in cui anche noi siamo lontani dal Signore. Questa è proprio la cartina di tornasole. Ma come dicevamo prima, noi cerchiamo la felicità, quindi come raggiungerla? Come poter uscire? Cioè, una volta capita la verità, cioè capito che noi siamo l'anima, capito la verità, capito che questo mondo non è proprio, adesso diamogli altri paio di definizioni, però il mondo non è proprio il nostro mondo, non è, ok, abbiamo anche capito che qual è la relazione con questo mondo, è in qualche modo uscirne. In qualche modo uscirne, cioè non è proprio il posto in cui noi troveremo tutto quello che stiamo cercando, in primis la felicità. Ma come fare? Come fare? La prima cosa da fare è capire chi è che detiene il potere qui, cioè chi è che ha creato questo mondo? L'ha creato il Signore, sì, sappiamo, tutto ha fatto il Signore. Ma chi è proprio questa energia che ci tiene aggrappati alla materia? Viene definita, questa è una parola che conosciamo un po' tutti, Maya. Che cos'è? Intanto riusciamo a capire Maya, dopo adesso leggeremo, volevo condividere con voi questi versi. Quindi riassumendo fin qua, noi
giusto così, perché sennò vi sto leggendo tra l'altro i versi, quindi è abbastanza molto diretta come intrusione nel Bhagavata, ma sono i versi quelli più importanti nel Bhagavata, vengono definiti Chaturshloki, sono 4 versi, io ve ne leggo 6 perché vi leggo un attimino 2 versi prima e così introduciamo un attimino. È Dio, è Krishna che parla. Ma dicevamo prima, abbiamo capito che Krishna, possiamo dire che Krishna crea il mondo in modo tale che noi stiamo lontani da Lui, noi ci accorgiamo, questo dicono le scritture, noi ci accorgiamo che questo stare lontano da Lui non porta a tutta questa felicità che stiamo cercando, vogliamo tornare da Lui, Lui ci offre un processo che noi chiamiamo Bhakti Yoga, e poi a un certo punto torniamo da Lui. Quindi il gioco sembra abbastanza semplice, ma leggiamo un attimo questi 6-7 versi. Dio, la persona suprema, disse: la conoscenza relativa alla mia persona, così come è rilevata nelle scritture, è molto confidenziale e deve essere realizzata unitamente alla pratica del servizio devozionale, cioè il Bhakti Yoga. Ascolta con attenzione mentre ti rivelo tutto ciò che è necessario conoscere per progredire su questa via. Che tu possa, per la mia misericordia senza causa, realizzare direttamente tutto ciò che riguarda la mia persona, cioè la mia vera forma eterna, la mia esistenza assoluta, il colore del mio corpo, le mie qualità e le mie attività. Eccoli qua i versi. O Brahma, io sono questa persona suprema che esisteva prima della creazione, quando nient'altro esisteva eccetto me stesso, e quando la causa della creazione, la natura materiale, non era ancora manifestata. Io sono colui che tu vedi ora, Dio, la persona suprema, e sono anche colui che continuerà a esistere dopo la distruzione. Quindi questo primo verso ci dice che Dio, Bhagavan, è tutto. C'era prima, c'era durante e c'è dopo. E Lui è la causa di tutto. Di tutto, tutto, tutto. Anche del dolore. O Brahma, ciò che sembra avere qualche valore, ma non ha alcun legame con me, sappi che non ha nulla di reale. Si tratta solo della mia energia illusoria, un riflesso nell'oscurità. Qua si capisce che Bhagavan ha delle potenze, ha delle energie. Gli acciari dicono che questo riflesso nell'oscurità, si parla del riflesso è l'anima, noi, e l'oscurità è il mondo. E quindi fa capire che tutto ciò che è lontano da Lui, che non ha legame con Lui, non ha valore. Ed è solo un riflesso, noi, qua, nell'oscurità, nel mondo. O Brahma, sappi che gli elementi che compongono l'universo entrano nel cosmo pur non entrandovi. Così io esisto in tutto ciò che è creato e simultaneamente sono all'esterno di ogni cosa. Qui parla di Krishna, Bhagavan ha le potenze, ma sono delle sue potenze. Lui non è la potenza, lui ha delle potenze. Quindi è simultaneamente le sue potenze, ma simultaneamente è anche una figura a sé. Adesso sembra che stia complicando la cosa, però no, sembra un po' più difficile di prima. Colui che cerca di conoscere la verità assoluta, la persona divina e suprema, deve sicuramente fare domande sulla verità assoluta in ogni occasione, in ogni tempo, in ogni luogo, direttamente o indirettamente. E questo si sta dicendo quello a cui volevo arrivare. Che la, tra l'altro, se avete modo, questi sono i versi dal canto 2, capitolo 9, verso dal 31 al 36, ma il 33, 34, 35, 36 sono dei versi molto importanti, questi che ho appena letto, e hanno anche un commento molto 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 articolato. Quindi se avete modo vi invito a leggerlo e ad approfondirlo voi stessi. Ma il punto è che la domanda sulla verità, cioè il chiedersi
che cos'è la verità, chi sono io, che cos'è questo mondo e qual è la relazione che ho con questo mondo, sono delle domande che sono che Krishna stesso ci dice di farci. Non sono delle, cioè noi dovremmo chiedercele sempre, in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni occasione, direttamente o indirettamente, perché solo il concetto che ho detto prima, che fa girare un po' la testa sinceramente, che Krishna è le sue potenze, ma è anche qualcosa di completamente separato dalle sue potenze, che è la Cintya Bheda Tattva di Chaitanya Mahaprabhu, sì, possiamo accettarlo, ma possiamo comprenderlo, cioè possiamo capirlo realmente, cioè almeno possiamo sì, ma riusciamo a farlo realmente? Quindi questa ricerca della verità è una ricerca che è continua, è una ricerca della verità continua. Ma eravamo rimasti a chi era Maya. Chi era Maya? C'è un certo momento, Vyasadeva, questo è un siamo all'inizio, il primo canto del Srimad Bhagavata, del Bhagavata Purana. E tanti di noi conosciamo questa storia. Vyasadeva aveva scritto tutti i Veda, aveva scritto il Purana, aveva scritto l'Itihasa, non era soddisfatto. Il suo maestro percepisce, Narada Muni percepisce questa insoddisfazione, gli dice: no, va che devi dare istruzione, devi parlare di Krishna, devi parlare, non hai glorificato abbastanza il Signore. E gli racconta la sua storia, una storia bellissima, quinto capitolo, sesto capitolo del primo canto, che io non vi racconterò adesso. A un certo punto se ne va, convince Vyasadeva, gli dà l'istruzione e a un certo punto se ne va. E allora Vyasadeva ha l'istruzione: devi glorificare il Signore, devi glorificare il Signore, in modo diretto, in modo più diretto. E allora vi leggo quattro versi. Quella mente perfettamente fissa nella pratica unitiva del servizio di devozione è puro da ogni contaminazione materiale, va in meditazione e vede questo. Egli vede il Signore Supremo Assoluto insieme con la sua energia esterna, completamente dominata da Lui. Sotto l'influenza di questa energia esterna, l'essere individuale, sebbene sia trascendentale alle tre influenze della natura materiale, che sono i guna, quindi sebbene sia trascendentale all'energia materiale, crede di essere un prodotto della materia e deve quindi conoscere le sofferenze di questo mondo. Cioè, questa cosa che abbiamo detto prima, ci sono persone che credono che la coscienza derivi dalla materia, che sembra qualcosa di blasfemo, no? Cioè, non è possibile. Prabhupada, tutti i suoi commenti, tanti dei suoi commenti sono proprio su questo punto. Ma è un'idea abbastanza naturale, cioè è un'idea proprio che l'energia materiale ci dà, cioè è il primo pensiero che noi abbiamo. Quindi crede di essere un prodotto della materia, deve quindi conoscere le sofferenze di questo mondo. La pratica, terzo verso, la pratica unitiva del servizio di devozione ha il potere di alleviare direttamente le sofferenze materiali. Cioè il Bhakti Yoga ha questo potere di alleviare le sofferenze, d'altronde superflue dell'essere individuale, ma per lo più gli uomini la ignorano. Perciò il grande erudito Vyasadeva compilò questa scrittura vedica che tratta della verità assoluta. L'ascolto del messaggio di questa scrittura vedica è sufficiente a far immediatamente germogliare nell'essere il desiderio di servire con amore e devozione Sri Krishna, il Signore Supremo. Allora le fiamme del lamento, dell'illusione e della paura ne rimangono subito soffocate. E qua inizia il Bhagavatam, inizia subito il capitolo 8, inizia del primo canto, inizia con parlando subito dei Pandava, parlando subito di Krishna che se ne va da Kurukshetra, troviamo subito le bellissime preghiere di Kunti Devi, molto famose, molto profonde. Cioè inizia anche in modo proprio di impeto, a parlare di Krishna subito. Un Krishna già adulto, un Krishna che ha finito tra l'altro la sua missione e dopo riprende tutti i fili. Incomincia a dare subito, a mettere subito le fila di discorso. E diciamo appunto che l'energia materiale è quella energia, quel potere oscuro per noi, perché è proprio l'oscurità,
quel potere oscuro che ci intrappola nel mondo e che ci fornisce questi sensi materiali che ci fanno credere in modo logico che noi deriviamo dalla materia. La medicina che Vyasadeva ha creato per poter invece uscire dalla materia, una volta che ha avuto proprio questa visione, che non la sentiamo ancora tanto nel Bhagavatam, questa è la prima volta, è l'unica che sentiamo una visione così chiara di Krishna e del suo rapporto con Maya. È l'unica volta che la sentiamo. Poi vedremo tutte le manifestazioni di Krishna, oppure vedremo tutte le manifestazioni di Maya. Ma il rapporto che c'è tra di loro è solo in quel verso. Vede il Signore, vede l'energia e vede che lui la domina. E dominare vuol dire controllare, vuol dire che lei esegue gli ordini di lui. E lei ha questi ordini, che svolge. Alcuni dicono Prabhupada dice li svolge senza realmente volerlo fare, nel senso però è servizio del Signore, deve fare questo compito ingrato. Quindi qual è il vero male? Stiamo parlando dell'anima, ma stiamo parlando anche del male. Qual è il vero male? Di male ce ne sono tanti, abbiamo tante declinazioni di che cos'è il male. Però il primo male che ci viene detto è questo, è proprio quello che noi pensiamo di essere nel mondo. Pensiamo che noi siamo il mondo. Pensiamo di essere qui. Questo forse è il vero male. E quando pensiamo, com'è che agisce Maya? A parte le scritture, ma com'è che agisce Maya? Noi sappiamo che noi siamo beati, siamo pieni di conoscenza, siamo eternamente consapevoli. Siamo consapevoli di noi stessi e siamo molto liberi. E vediamo che Maya agisce in modo perfetto, diciamo, in modo instancabilmente. Agisce per diminuire queste facoltà, per diminuire in noi il nostro grado di consapevolezza, e la nostra libertà. E adesso facciamo un altro salto, prima di arrivare alla nostra conclusione. Siamo all'inizio della Bhagavad Gita, siamo nel campo di Kurukshetra. E questa è la prima volta, siamo nel primo capitolo, proprio all'inizio. Hanno appena Duryodhana ha preso la parola, e lui prima Dhritarashtra, poi Duryodhana, e appena così fatto una panoramica degli eserciti, di chi c'è da una parte e di chi c'è dall'altra. Sanjaya, colui che sta parlando, che sta rivelando a Dhritarashtra la Bhagavad Gita, perché lui è un po' il tema, cioè il narratore, e ogni tanto ha detto fino adesso solo un verso. E questa è la prima parola che dice Arjuna, dice Senayor Ubayor Madhyam Ratam Stapayam Mauchate. Chiede a Krishna di metterlo, di porre il carro, Stapaya, di situare il carro in mezzo tra i due eserciti, che è un po' dove siamo noi, no? In mezzo, siamo questa energia un po' che siamo in mezzo a due energie, una spirituale e una materiale. E usa questa parola stapaya, che proprio vuol dire situare, cioè collocare. Non so, c'è la parola stapatya, che è l'architetto del tempio, cioè il brahmana che installa il tempio, cioè lo crea il luogo sacro in un posto dove prima era indifferenziato. Quindi è proprio situare. Lo troviamo questo termine, lo troviamo anche nella Chaitanya Charitamrita, quando viene detto il Signore Chaitanya ha stabilito il culto della devozione ovunque, nessuno lo può sconfiggere. Quindi Arjuna sta dicendo andiamo lì, non ha detto andiamo lì, ma situami proprio lì, perché io da lì posso vedere le cose in un certo modo. E incomincia a rivolgersi a Krishna, il primo,
questo che abbiamo visto adesso, Mauchate, lo chiama Achyuta, è infallibile, perché Krishna è infallibile. È infallibile nel commento, vediamo che è infallibile nel servire i suoi devoti, ma lo chiama dopo, incomincia ad avere un momento di scoraggiamento, vede tutti, ha un sentimento di grande compassione, viene chiamata Kripaya, Paraya Vista, cioè viene travolto da una compassione pura, Paraya, è una compassione pura quella che ha, Kripaya, Paraya Vista, travolto. Vede le persone di fronte a sé che sono state nemici per lui, sono dei nemici, sono delle persone che hanno provocato danni enormi alla sua vita, alla vita dei suoi cari, eppure è pronto a perdonarli. Non vede neanche nessun beneficio ultimo nel compiere questa guerra. E che dice, quando dice beneficio lo chiama Shreya, cioè Shreya e Preya. Preya è un beneficio immediato, un beneficio materiale. Shreya proprio dice non vedo qualcosa di oltre, non capisco questa guerra. E là si apre la Bhagavad Gita, che invece Krishna lo chiama Madhava, sei il marito della dea della fortuna, per dire ma come mai mi trovo qui. Lo chiama Gudakesha, ti dice che qui controlla il sonno, quindi chiede di essere risvegliato da questo sonno, colui che riesce a risvegliare le anime. Lo chiama Govinda, che è il controllore dei nostri sensi, colui che dà piacere ai sensi delle persone. Cerca di relazionarsi con lui. E da lì Krishna incomincia la Bhagavad Gita, incomincia il suo messaggio d'amore ma trascendentale. È un messaggio molto articolato, è un messaggio non facile da, tra l'altro, accettare, perché parla di tutt'altro, parla di un altro piano del Signore. Fa capire che questo mondo non è fatto per l'appagamento personale, come dicevamo prima, no. A un certo punto io penso che questo mondo sia fatto per me, per il mio appagamento, e lui fa capire che non è così. Non vedi benefici, non vedi sofferenza? Sì, è possibile. Ci sarà una sofferenza, perderai un figlio, i nipoti, tanti cari amici, ma questo non è il piano. Cioè non è il mio piano, non è proprio il tuo piano. E lui parla del suo piano. Dice io sono qua per ristabilire il Dharma, che è qualcosa che va al di là di te, al di là di tutti questi persone che sono qui. Io sono venuto per una missione molto più ampia, una missione assoluta, dove si capisce perfettamente che il Signore Supremo domina Maya, come abbiamo appena letto, dove si capisce perfettamente che Maya è una visione distorta, e dove si capisce perfettamente che i sensi con cui io relazionavo con il mondo erano dei sensi temporanei. E lui invoca, prega, dice ad Arjuna di, come dire, di sollevarsi da questo piano, che è un piano naturale, il piano nostro, dove noi agiamo, dove noi vediamo la sofferenza degli altri, vediamo la nostra sofferenza e cerchiamo di uscirne, cerchiamo di vivere, no, a modo nostro, la nostra vita. E qui si apre e si chiude la dimensione del dolore, perché appunto questo mondo non è detto che ci debba dare, è il luogo in cui noi cerchiamo instancabilmente la felicità, perché è il luogo in cui, perché la felicità è una facoltà dell'anima e noi non possiamo fare a meno, come non possiamo fare a meno di amare, non possiamo fare a meno di amare, qualcosa dobbiamo amare, perché l'amore è proprio, è la natura dell'anima. Cioè non c'è, come il liquido è la natura dell'acqua, cioè proprio non c'è uno senza l'altro,
non c'è uno senza l'altro. E qui però c'è la via, ed è quello che è, la via in qualche modo liberatrice dell'esperienza del dolore, che Arjuna ha dovuto accettare, che noi stiamo tutti, chi più chi meno, ma tutti abbiamo le nostre dosi di dolore da dover affrontare, da dover capire. Ed è una cosa che, come dicevamo, che l'anima, cioè che Maya, cerca di tenere, di diminuire la nostra consapevolezza e la nostra libertà in modo molto sottile, ci fa anche non accettare la dimensione del dolore come via di redenzione, cioè come via di liberazione. C'è proprio un termine nella nostra società che viene, la nostra società viene definita come una società dove perma l'algofobia, cioè la paura del dolore. Ce ne siamo così abituati all'idea che questo mondo serva a noi, che in tutti i modi noi cerchiamo di allontanarci dal dolore, e lo vediamo anche in questo periodo, no? Dove il malato è un problema in sé, non è qualcosa, cioè dove il dolore è meglio tenerlo distante, dove la consapevolezza del dolore degli altri ci viene sempre più nascosta, viene sempre più tenuta all'oscuro, e quindi il dolore diventa un mistero per noi, un mistero che non riusciamo a capire, perché è questo il punto. Se non accettiamo il dolore, cioè se non accettiamo realmente il dolore, non potremo neanche accettare l'esistenza di un Dio. Se non lo capiamo, se non lo comprendiamo, se non capiamo che qui, in questo mondo, succedono delle cose, e che il piano di Dio è a volte diverso dal nostro piano. E vi concludo con il suggerimento che aveva dato Vyasadeva. Vyasadeva, vi ricordate che diceva: il Signore domina Maya, Maya irretisce l'anima, per questo motivo creo Bhagavatam. Il Bhakti, no, dice, il Bhakti Yoga è in grado di alleviare la sofferenza dell'anima, ma alleviare non vuol dire non accettarla, non vuol dire neanche eliminarla, ma alleviarla, viene proprio usato questo termine, in modo tale che la paura e il lamento scompaiano, perché è quello che ci tiene distanti dal Signore, la paura e il lamento. E dice, per questo motivo ho creato il Bhagavatam, per questo motivo ho scritto il Bhagavatam. E forse è per questo motivo che nei commenti Prabhupada ci esorta a leggere il Bhagavatam, a stare in compagnia di persone sante, vengono definite, che siamo tutti noi, anche nel cristianesimo, noi ci chiamiamo devoti, no, tra di noi, no, ci chiamiamo devoti, non perché magari lo siamo proprio, almeno io totalmente, integralmente, 100% di più, ma proprio per incoraggiarci, per dirci, una volta anche nel cristianesimo i primi 200-300 anni si chiamavano santi tra di loro, non per sminuire la santità o pensare che veramente fossero tutti santi, ma per dire siamo sulla via della santità, quindi ti riconosco come un compagno di viaggio, quindi siamo nella via della devozione, quindi ci riconosciamo come dei compagni di viaggio. E quindi c'è stare con queste persone, assaporare le parole del Bhagavatam, risiedere in un luogo santo, eccetera. Perché? Perché le scritture appunto ci fanno capire che noi prima di tutto siamo persone vulnerabili. E quindi ci mette nella condizione di pregare il Signore, di darci questa opportunità di capirlo, di comprenderlo, di raggiungerlo. Sapendo, come dicono le scritture, che lui si rivelerà a noi tanto quanto noi accetteremo o li riveleremo la nostra vulnerabilità. E allora è per questo che la nostra vulnerabilità, è per questo forse, e allora chiudo con come ero partito dal Vangelo, chiudo, per questo che Gesù forse dice: siate come agnelli in mezzo ai lupi, non diventate lupi. O pensate che questo mondo non abbia lupi? Ma siate come agnelli in mezzo ai lupi, siate indifesi,
Siete vulnerabili, non pensate che ce la farete. E questo mondo è fatto per irretirvi, è fatto di sofferenza. Siate come Lui e cercate di amare Dio, perché è Lui che vi protegge, è Lui il pastore che vi protegge. È Lui che penserà alle sue pecore, non pensate voi a voi. Non pensate voi di raggiungere la realizzazione, l'illuminazione, eccetera, eccetera. O voi di superare, ma chiedete la grazia del Signore, pregate Lui. Ed è per questo forse che nel Bhagavatam, quando appunto appena Vyasadeva ha deciso di compilare il Bhagavatam, il verso dopo è l'ha compilato. E poi inizia il racconto, inizia proprio con la fine della battaglia. Una battaglia forte. E subito dopo, cioè qualche verso più in là, inizia con la preghiera della regina Kunti, che dicevo prima. Una preghiera della regina Kunti che era completamente assorta nel Signore. Diceva, fai in modo, la richiesta della sua preghiera è, fai in modo che la mia devozione scorra senza ostacoli verso di te, verso i piedi di loto, dice. Fai in modo che la mia devozione scorra senza ostacoli, come un fiume scorra senza ostacoli verso di te. Fai in modo che non abbia, che i miei attaccamenti in questo mondo non siano impedimenti alla mia bhakti. E ponimi, ed è questo il punto del mistero del male e del mistero del dolore, e ponimi più volte nelle situazioni dove mi hai messo. Mettimi più volte in una situazione di dolore, se questo dolore poi diventa uno strumento per ricordare te e per affidarmi a te. Grazie mille. Mi fermo. Grazie, non chiedi troppo. Mi fermo 5 minuti prima se volete, se ci sono domande. Grazie, grazie, gentilissimi. Se ci sono delle domande o delle riflessioni o delle condivisioni, abbiamo ancora 5 minuti prima di che si aprano le tende per il rito di Damodarastaka. Abbiamo visto che, allora giusto per fare così ho un minuto, abbiamo visto che le domande che dobbiamo porci sulla verità sono domande che fanno parte della nostra natura. Chi sono, cos'è questo mondo e che relazione abbiamo con Lui. Poi affronteremo anche Dio e che relazione ha con Dio, ma è tutta una. Però la prima è quello che noi vediamo. Abbiamo visto che nella storia ci sono tanti tipi di risposte che fanno parte della nostra storia, siamo cresciuti così. Hanno dei piccoli punti di verità, ma non sono totali, perché sono come un labirinto, non riusciamo ad uscirne. Abbiamo visto invece che le scritture ci possono dare una verità, perché la verità è una, non sono mille verità, non ce ne sono mille. Mille verità non ne fanno una, non ce la fanno a farne una, comunque. Perché la verità è sconvolgente. Perché la verità è, quando si dice trascendentale, è oltre quello che noi possiamo concepire. È oltre. E le Bhagavatam mi ha fatto apposta per, come dire, scioccarci benevolmente in questo processo. Cioè smuovere la nostra interiorità. Smuovere dei punti che noi abbiamo. E magari farci riconoscere la conoscenza che noi abbiamo dentro. Non ci dà cose. Ci risveglia. Realizzazione, non sono cose in più, non sono cose in più come una lezione, non è una cosa in più, è un risveglio di qualcosa che noi abbiamo dentro. Abbiamo visto che Maya è un'energia forte che è sotto il dominio del Signore, e abbiamo visto che è naturale pensare che questo mondo sia vero e che noi abbiamo dei sensi materiali, è proprio il suo compito, lo fa molto bene, possiamo dire, no? Però questo a noi causa sofferenza. Perché il gioco non si chiude, perché sentiamo che noi apparteniamo a qualcosa di diverso. E abbiamo visto che le anime, anche le più pure, se lo chiedono. Arjuna nel campo di battaglia era un puro devoto. La prima cosa che dice Prabhupada di Arjuna, era un puro devoto. Era amico di Krishna. Eppure anche lui nel momento dove doveva affrontare
sul serio il male, doveva fare delle cose impegnative e lui avrebbe fatto qualcos'altro. E ha avuto il dubbio e abbiamo visto che meno male che Krishna l'ha messo in questa condizione. Poi ci sono altri modi di vedere questa confusione di Arjuna, però non a caso che sia lui proprio ad avere questa confusione. Abbiamo visto che lui era pronto a perdonare, come dovremmo fare noi. Perdona i tuoi nemici, a volte ne facciamo difficoltà anche a perdonare gli amici. No, ama i tuoi nemici. Io ho difficoltà ad amare i miei amici, cioè chi so che mi vuole bene, che magari però mi vuole bene in un modo tutto suo, ma so che è mio amico, ma faccio difficoltà. Quindi pensate, e lui in quel caso proprio amava quasi i suoi nemici, li perdonava completamente, non aveva rancore, però non conosceva il piano del Signore, non conosceva Maya, non conosceva il piano del Signore, non conosceva il processo di liberazione del Signore. Ma se noi ci avviciniamo a lui invece lo scopriremo. Grazie mille.